permette, vostra signoria, mi sono preso insomma la briga, non si dispiace, però ci ho portato no, mi figlio Betto, e chi ce lo voglio fare conoscere, posso chiamare Betto? Bene, ciao. Betto, saluta il commendatore Longhitano. Basta così, è di poche parole, capisci? Questa stesura a quattro mani insieme ad Andrea Camilleri, come è nata? È nata dopo naturalmente una serie di lavori fatti insieme, scritti insieme, che datano lontano 1998, quando per la prima volta con il Birraio di Preston portammo in scena un suo romanzo famosissimo. E in particolare questa, Filippo Mancuso e Don Lolò, nasce da una promessa che io e Andrea nel 2005 facemmo a Tuccio e a Pippo, allorché proprio una particolare scena della concessione del telefono, eravamo addirittura all'Eliseo di Roma, e, con una maestria, con una grande arte, tutti e due, Tuccio e Pippo, tenevano con ritmi esilaranti, arrivavo a durare anche 20-25 minuti, quindi tempi anche abbastanza, come dire, a rischio per tutto lo spettacolo. Allora io ed Andrea promettemmo a Tuccio e Pippo di scrivere una sorta di spin-off, oggi si chiama, no? Un sequel, partendo proprio dalla scena di Filippo Mancuso e Don Lolò, che lì nella concessione del telefono si incontravano soltanto una volta. E nacque l'idea di scrivere Filippo Mancuso e Don Lolò, che ci ha messo un po', circa 13 anni per arrivare alla luce, ma ce l'abbiamo fatta e quindi abbiamo mantenuto la promessa. Non sono onorato di fare la sua conoscenza, se non ci arrega disturbo ci vorrei baciare la mano che tale pellizza amicata non si era mai veduta. È stato miracolante. Ma Barbara, non parlo di Piccarelli. No, per carità, ho la stessa storia, non è stato importuno suo figlio, anzi è stato gentile. Grazie. Piacere, Lillina. Betto, basta così. Allora noi togliamo il gomito, commendatore, signorina Lillina. Grazie per tutto quello che fa. Tantissime seghe a tutto il mondo. Beh, innanzitutto io non sono così nella vita, perché così sono orrido, non è che sia meglio nella vita, ma un po' meglio di come sono ora. Beh, questa è una commedia che nasce sulla scia di uno spettacolo sempre di Camilleri e di Pasquali, che ebbe un grandissimo successo, che fu La concessione del telefono, dove in un certo momento dello spettacolo, io sostenevo ben 7 ruoli in quello spettacolo, c'era un momento in cui compariva questo personaggio, che era il sesto, il settimo, non mi ricordo, che si chiamava Filippo Mancuso, che aveva questo incontro, che è un proprietario terriero, uno di camurriose, di quelli che quando parla non la smette più, il classico tipo che si appiccica, si attacca alla giugulare, non te lo puoi staccare di dosso completamente, no? Per cui questa scena con Tuccio fu una cosa eclatante, che doveva durare su carta 2 minuti, 3 minuti, durò mezz'ora, diventò un altro atto dello spettacolo. Quindi sul ricordo di questo grande successo che ebbe questa scena, Camilleri ci ha proposto: perché non scriviamo un'altra commedia, scrivo un'altra commedia se siete disposti a farla partendo da questi due personaggi. Mi salutava all'occhio una fruscaglia. Pì, io mi sto dicendo ora, ma vai. Non lo so, ora. E se sta, mamma me lo doveva dire prima, mi sta dispiacendo sta cosa. Ma subito me lo deve sentare. Ma perché non me lo dice prima questa cosa? Che se tiene questa fruscaglia, si chiude il suo storico. Io dicevo la fruscaglia come metafora. Peggio, questo è più doloroso. Metafora, metainza. Maestro, ci spiega un po', ce la racconta questa storia? Dunque, prima di raccontare la storia devo dire che questo è tratto
sia Camilleri che De Pasquale hanno avuto questa idea che dalla congestione del telefono, che allora ebbe un grande successo sia in Italia che in Svizzera, che abbiamo girato per 3 anni consecutivi, e c'era una scena molto eclatante, comica, fra me e l'altro personaggio che lo faceva, Battaglia. Che cosa succede? Dopo tanti anni, cioè ora, il Camilleri assieme a De Pasquale è venuta un'idea di estrapolare quel pezzo e fece una storia nuova, sempre riferendosi alla congestione del telefono. È tutto questo. Ed è una lotta fra Don Lolo, che lo faccio io, che è un capo mafia dei fine dell'Ottocento, oddio, non è cambiato niente, magari ora ci sono, giusto, e questo Filippo Manguso, va bene, che cerca un posto per il figlio, per imbrogliarlo al Banco di Sicilia, perché anche allora si rivolgevano alla mafia, che c'erano le grandi amicizie, che uno fa un amico, una cosa, in sostanza non è cambiato niente dall'Ottocento oggi, cioè, e questa è la trama. Oggi non vale, sto matrimonio non si deve fare. E perché? Lo disse pure Don Rodrigo, questo matrimonio non sa da fare. E poi Don Rodrigo? Don Rodrigo. Un po' di aro campato. Sono d'accordo. Sono 4. I promessi sposi. Ah, Alessandro Ammazzoni. L'hanno ammazzato.